Caro Massimo, vogliamo far sapere ai cittadini di Taranto chi sono quei quattro consiglieri che hanno votato contro il ripristino degli abbonamenti per i parcheggi a tariffa agevolata nel borgo, per capirci quei parcheggi a 25 euro al mese? Cos'è successo, Massimo? Niente, oggi abbiamo fatto presente, è stata presentata una mozione dal consigliere Liguria che noi abbiamo votato naturalmente a favore, perché siamo a difesa dei lavoratori e delle persone che non possono permettersi un abbonamento con somme abbastanza elevate. Abbiamo riscontrato il fatto, il vice sindaco ha fatto emergere il fatto che c'erano 6.500 persone che avevano usufruito di questo abbonamento, molto strano, sembrerebbe che Taranto non abbia più disoccupati, quindi ho fatto presente all'assessore che molto probabilmente qualcosa non ha funzionato nelle direzioni, in questo caso nella partecipata a Clima Mobilità. Purtroppo poi in fase di votazione la maggioranza si è astenuta e ci sono stati quattro consiglieri della maggioranza che hanno votato contro. Ora ve li facciamo vedere nel video. Piero Bitetti, presidente del Consiglio Comunale. Luca Contrario, Taranto crea una strada diversa. Antonio Lenti, Verdi e Dulcis in fondo, un PD, Valerio Papa. Mentre gli altri si sono almeno hanno salvato un po' la faccia. Ma parliamo di quelli che si definivano e si definiscono compagni, il compagno Contrario, il compagno Lenti, il compagno Papa e poi il presidente del Consiglio Comunale che è un imprenditore nel settore del commercio. Insomma, Non hanno fatto una bella figura. Brutta figura. I cittadini di Taranto lo devono sapere. Però anche la gente che ci sta ascoltando da casa, questo è un atto di indirizzo, non con questa mozione votata. Però l'indirizzo è quello. L'indirizzo del Consiglio Comunale è quello di ripristinare i parcheggi a tariffa agevolata.